Allora, la situazione è molto complessa e molto confusa. Negli ultimi 2 giorni, come CIWAS, Confederazione Wellness, abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni da parte di tutti i proprietari di palestre, piscine e centri sportivi, proprio perché è iniziata a circolare la data del 15 febbraio, del 5 marzo, il nuovo protocollo, di cui però non abbiamo assolutamente contezza. Tra l'altro è importante sapere che strutture di questo genere, così grandi, magari anche quelle che hanno le piscine olimpioniche, non è che possono riaprire in un batter d'occhio. Le acque vanno sanificate, vanno scaldate, gli ambienti anche vanno scaldati. Qui siamo chiusi da ormai 200 giorni e quindi insomma c'è tutta una fase preparatoria molto molto importante. Se ci aggiungiamo anche marzo, aprile e maggio scorso, stiamo veramente a praticamente un anno di chiusura perché poi i mesi estivi non contano. Settembre abbiamo fatto circa dal meno 50 al meno 80% tutto il settore delle palestre. Ottobre, non, praticamente un mese assolutamente di passione, ed ecco la situazione è questa qui. Probabilmente a generare questa confusione il fatto che sia iniziata a circolare la relazione del Comitato Tecnico Scientifico su come le palestre dovrebbero riaprire. Prima di tutto ogni protocollo, anche quelli precedenti, venivano poi riverificati dalla Conferenza delle Regioni, dal Dipartimento Sport, dal Ministero dello Sport, perché poi sono il Dipartimento Sport, gli enti e le federazioni sportive, insieme con le confederazioni e le associazioni di categoria, che verificano se è applicabile quel protocollo. Perché? Perché è anche possibile che un protocollo sia perfetto, ma non sia applicabile, quindi una palestra non possa comunque riaprire perché si troverebbe vuota o può poter avere una persona in piscina. Questo nuovo protocollo del CTS, che appunto deve passare alcuni step successivi, prevede l'impossibilità di utilizzo di spogliatoie e docce, che sembra una cosa banale, ma in realtà va a tagliare fuori tutta la clientela che può venire la mattina a allenarsi e poi andare in ufficio, piuttosto che fare la stessa identica cosa alla pausa pranzo. Quindi sostanzialmente diventa realmente difficile avere un centro che può accogliere meno persone e a mezzo servizio. Allora, serve assolutamente un lavoro di affinamento, perché il mondo sportivo è veramente molto vasto, ma di certo ridurre ulteriormente la capacità ricettiva di una struttura ne disintegra qualsiasi tipo di sostenibilità economica, nel senso piscine che possono avere al massimo 3 persone all'interno, è insostenibile il costo per scaldarle. Il 2020 è stato un anno orribile, si è registrata una perdita di circa il 70%, ma il dato più allarmante è che anche quando siamo stati aperti è tornato solo un terzo della clientela, quindi 2 terzi li abbiamo persi. Questa è una cosa molto importante perché il settore per sopravvivere ha bisogno di aiuti in questo momento di chiusura, ma anche e soprattutto dopo, perché se è vero come è vero che l'attività fisica riduce tantissimi tipi di malattie e produce un risparmio di 4 euro per ogni euro investito in attività fisica sul servizio sanitario nazionale, è sicuramente un'opportunità e un investimento strategico per tutto il comparto e per l'Italia.